cuore toccato dal pane celeste. Ti preghiamo, Signore, che sull'esempio di Santa Rita portiamo in noi i segni del tuo amore e della tua passione e godiamo il frutto di una pace duratura per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Esulti, Signore, il popolo cristiano nel ricordo dei santi e in particolare di Santa Rita, membra gloriosa del corpo di Cristo, che possa questo popolo aver parte con loro alla tua eredità per lodarti eternamente nella liturgia del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dopo la benedizione ci sarà la supplica a Santa Rita. Preghiamo, tuo Dio, concedi generosamente grazie spirituali e materiali a chi ti invoca. Dona la tua benedizione anche a queste rose che sono per noi un omaggio alla memoria di Santa Rita. Essa ebbe miracolosamente una rosa a conforto della spina che la associò per 15 anni alla passione redentiva di Gesù. Anche a noi queste rose portino speranza, fortezza, salute, gioia e pace nella imitazione di Santa Rita, per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Rita, raccolti attorno a te in questo giorno di festa, con cuore lieto e riconoscente, ancora una volta ci affidiamo alla tua preghiera che sappiamo potente presso il trono di Dio. Tu che hai vissuto le diverse condizioni della vita e conosci le preoccupazioni e le ansie del cuore umano, tu che hai saputo amare e perdonare ed essere strumento di riconciliazione e di pace, tu che hai seguito il Signore come il bene prezioso davanti al quale impallidisce ogni altro bene, ottieni per noi il tono della sapienza del cuore che insegna a percorrere la via del Vangelo. Guarda alle nostre famiglie, ai nostri giovani, a quanti sono segnati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine, ai tuoi fratelli e sorelle agostiniani, ai devoti a te che si affidano con speranze. Chiedi per tutti la grazia del Signore, la fortezza e la consolazione dello Spirito, la forza nella prova e la coerenza nelle azioni, la perseveranza nella fede e nelle opere buone.
perché possiamo testimoniare davanti al mondo in ogni circostanza la fecondità dell'amore e il senso autentico della vita, fino a quando al termine del nostro pellegrinaggio terreno saremo accolti nella casa del Padre, dove insieme con te canteremo la sua lode per i secoli eterni. Amen.